prerogativa della musica è aprire strade, fondare nuovi linguaggi, dire ciò che in altri contesti non può essere detto. Così Teresa Desio, madrina d'eccezione alla presentazione di Shusha Album 2011, la raccolta di immagini e cronache della 22esima edizione di Musicultura che alza il sipario sulle audizioni live della nuova edizione del festival ospitate al Teatro della Filarmonica di Macerata a partire dal 20 gennaio. Diciamo che c'è un'evoluzione del cantautorato popolare esterno al mondo di Musicultura che è andato in una direzione e purtroppo mi sembra nella direzione della fine totale. E c'è invece un cantautorato che viene monitorato dal gruppo di Musicultura e che si avvicina quindi a Musicultura, che invece mi sembra che mantenga molto bene forte sia il criterio di autorialità, no? Perché noi abbiamo una storia come italiani di canzone d'autore altissima, che è paragonabile a pochissimi altri paesi del mondo. Quello che mi piace, e lo dico anche perché poi è quello che cerco di fare io con la mia musica, mi piacciono quelli che mettono insieme bene la tradizione, la loro tradizione personale, il suono moderno di oggi, il rock, lo dico tra virgolette rock perché rock ormai è una parola che abbraccia tantissimi campi, però sicuramente un suono forte, pulsante e comunicativo che è quello del rock, questo mi piace. Visto che purtroppo non potrai essere presente alle audizioni, un augurio ai 47-48 anzi artisti che si esibiranno. Ragazzi, non vi lasciate condizionare, fate. Buttatevi. Presenti all'Aula Magna dell'Università tutti i protagonisti che fanno parte della rete istituzionale e culturale che in 23 anni la rassegna è stata in grado di creare e consolidare. Sì, non c'è modo migliore appunto per cominciare un nuovo anno se non presentando l'album che raccoglie le immagini, le parole, le esperienze della passata edizione. L'album Shusha, un album confezionato dai ragazzi dell'Università di Camerino e di Macerata, che appunto racconta il percorso della 22esima edizione, e questa è anche l'occasione per dare il via, per aprirci alla 23esima edizione, che vede come primo step, primo appuntamento, le audizioni live che vedranno 48 artisti provenienti da tutta Italia sul palco della Filarmonica di Macerata. Abbiamo cercato di spettacolarizzare ancora di più questa fase delle audizioni, invitando un ospite noto, conosciuto, che ci viene a trovare a ogni weekend. Una rete che ha integrato anche gli studenti delle università di Macerata e Camerino, permettendo loro di cimentarsi professionalmente e umanamente con il mondo polifonico di Musicultura. La musica è stato da sempre elemento di aggregazione tra diverse culture, è elemento di internazionalizzazione perché la musica porta fuori dal nostro paese la nostra cultura. Su queste cose, dicevo in conferenza stampa, siamo in assoluta attualità, no? Le università di fatto sono anch'esse elementi di aggregazione culturale. Per i nostri studenti Musicultura è diventata un'esperienza innanzitutto direi quasi esistenziale, perché per chi entra negli ingranaggi del festival diventa una grande occasione di entrare in un mondo, e la vive dentro appunto questa macchina organizzativa che integra, come dire, la professionalità del gruppo di Musicultura con gli studenti che si affacciano a diventare professionisti, e quindi per loro un'occasione preziosa. Tantissimi ragazzi che dal 2005 hanno scoperto grazie a Musicultura il proprio percorso professionale partecipando al festival in qualità di giurati o facendo parte della redazione giornalistica studentesca che segue l'evento. Devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa, perché cioè, entri proprio in un ambiente completamente diverso da quello che uno conosce e vedi proprio quello, diciamo, il backstage, quello che sta dietro, quindi la preparazione dei pezzi, gli articoli, i tempi di redazione, e è stato proprio un mettere piede, un primo passo, diciamo, per entrare in un mondo totalmente nuovo, quindi è un'esperienza che consiglio a tutti. Poi ho consigliato anche dell'università, perché comunque è qualcosa che abbiamo qui, una ricchezza di Macerata, e non va assolutamente sottovalutata.
immagino che sarà un'esperienza che mi arricchirà molto, non solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista più prettamente professionale, in quanto è quello che poi mi piacerebbe fare in un futuro, lavorare come giornalista. Come hai detto tu, faccio parte di questa redazione, quindi spero che sarà un'esperienza piacevole. So che sarà così, di certo l'incontro di oggi è stato molto motivante.